Allora, collegamento dell'asse rotante. Allora, l'asse rotante, una volta appoggiato, deve essere perpendicolare all'altro asse in modo che il lavoro sia bello in squadro. A sto punto il cavo deve essere collegato a questo jack e attivarlo da questo tasto. Importante, una volta fatto il disegno, che nella schermata sia messo in questa posizione. Naturalmente puoi specchiarlo orizzontale o verticale in base al lavoro che c'è da fare.